in collaborazione con Ponte di Legno Tonale, Paganella Ski, Alpe Cimbra Folgaria Lavarone, vicina da non crederci, Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi, Schirama Dolomiti ad Amello Brenta. Cari amici telespettatori, benvenuti da Floriano Moboni al consueto appuntamento settimanale con Sportador.tv, la multipiattaforma TV e web tutta dedicata allo sport e al turismo. Siamo in onda tutto l'anno con vari format televisivi estivi ed invernali che parlano di mare e di montagna sulle migliori TV private italiane, diverse TV nazionali ed alcune TV internazionali. Potete vedere questa puntata e tutte le nostre produzioni televisive anche sul sito Sportador.tv, sui social e anche con il vostro telefonino, smart TV e personal computer. In questa puntata parliamo di neve, montagna e sport invernali. Uno dei più importanti eventi di questo inverno 2019 nel mondo dello sci alpinismo è la 7ª edizione della Damello Ski Ride, una delle gare di sci alpinismo più importanti delle nostre Alpi, che quest'anno si disputa domenica 7 di aprile. 7ª edizione è 7 di aprile, è una combinazione, Claudio, ne parliamo con Claudio che è uno del comitato organizzatore del consorzio Ponte di Legno e Tonale di questo evento, che in 7 edizioni è uno degli eventi più importanti del mondo dello sci alpinismo, nato quasi per scherzo da un'idea di Sterli e di Alessandro Mottinelli, ora veramente fa parte della Grand Course, che è il circuito mondiale delle gare più importanti di sci alpinismo, ed è un appuntamento biennale molto ricercato dagli appassionati e non solo. 7ª edizione con Adamello Ski Ride, 7 aprile. Appuntamento internazionale perché, appunto, come dicevi, siamo entrati a far parte della Gran Course e quindi nelle classiche dello sci alpinismo. La nostra è una delle più belle ed è una delle più dure nell'intero panorama mondiale. Si parte alle 6 del mattino dai 1600 metri della località della Tonalina, tra la stazione intermedia del collegamento Ponte Legno Tonale, si sale verso la pista del Paradiso, Passo Paradiso, 3000 metri di Passo Presena, dove troverete le tribune, vi vogliamo su al mattino alle 6 a tifare per questi appassionati. Poi si va verso il Mandrone, si va verso il Canone di Cresta Croce, il rifugio alle Lobbie, e poi si attraversa il pian di neve dell'Adamello, l'Adamello, il passo degli italiani e si torna a Ponte di Legno. 40 km di sviluppo, 4000 metri di dislivello positivo e 4300 metri di dislivello negativo. Sarà un grande appuntamento, non dimentichiamo anche l'abbinamento quel giorno con l'Adamello Ski Ride Junior. Per i ragazzi, per i giovani. Per i ragazzi, per i giovani, una novità di quest'anno, e quindi l'appuntamento è veramente da non mancare. Maggiori informazioni grazie sul sito che è adamelloskiride.it oppure anche nel vostro come consorzio sciistico. www.pontelinotomale.com. Grazie a Claudio, quindi maggiori informazioni ad adamelloskiride.it. Un bocca al lupo al comitato organizzatore, Alessandro Mottinelli, Valerio Mondini e Mario Steri, a tutto l'Adamello Ski Team che si sta già preparando per questo grande evento. Lo ricordiamo, 7ª edizione Adamello Ski Ride, domenica 7 aprile al Ponte di Legno. Al recente studio dell'Osservatorio Italiano sul Turismo Montano, presentato alla Fiera di Modena, lo Skipass, una delle fiere più importanti del mondo della neve, che si tiene ogni anno i primi di novembre, è risultato che la località sciistica più improntata e migliore per le famiglie è Folgarida e Marileva. È stato vinto da questa importante località il premio Family Ski Friend. Ne parliamo con Cristian Gaspri, che è il direttore generale di questa schiarea, che è situata in Val di Sole, alle porte della schiaria Dolomiti Campiglio di Brenta, un premio importante che fa sì che siete importante per il settore delle famiglie. Sì, una bella soddisfazione per noi. Ovviamente quando si parla di un premio di località vuol dire che è un premio raggiunto da tutta la destinazione turistica e quindi da tutti gli attori che compongono quello che è il sistema di offerta turistica. Quindi io direi che l'unione dei singoli prodotti che vanno dalle piste da sci con i family park in quota, noi ne abbiamo tre con gli animatori,
con le opzioni commerciali a favore della clientela, con i prodotti anche degli alberghi che sempre investono anche sulle famiglie, poi anche delle scuole di sci che sono specializzate sui bambini, i noleggi, gli esercizi commercianti. Io direi che messi insieme unitamente siamo riusciti a fare la differenza. Bella soddisfazione di tutta la destinazione, e io direi che quando si raggiunge il primo posto, dopo bisogna dire questo è il punto di partenza per cercare di far meglio. Folgari da Marileva è una società storica, ha passato qualche problema a livello gestionale, non eravate nemmeno fra i primi 10 posti nelle ultime classifiche, adesso ritrovarsi addirittura sul podio, addirittura vincere il premio più importante come destinazione migliore per le famiglie, deve essere una grande soddisfazione. Sì, bella soddisfazione. Diciamo che la società ha 50 anni di storia, quindi ha vissuto i suoi momenti belli, magari meno belli, ma quello che conta è che adesso facciamo parte di un importante gruppo con anche Funivie e Madonna di Campiglio, che controlla da un punto di vista societario anche Funivie Folgari da Marileva, quindi insieme si fa la differenza. Abbiamo questa schiaria Campiglio Dolomiti di Brenta che unisce appunto Folgari da Marileva, Madonna di Campiglio e Pinzolo, 150 km di piste, ma soprattutto prodotti che si congiungono, quindi ne abbiamo per tutti, per le famiglie ma anche per gli sciatori provetti, per le coppie, per i senior, per i freestyle, è un bel carosello dello sci. Per quanto riguarda la nostra zona, gli investimenti di questi ultimi anni, ovviamente non solo della società di impianti, è importante dirlo, ma anche degli alberghi, perché quando uno va in vacanza vuole andare anche in un bel albergo, bel servito, dove si mangia bene, si dorme bene, dove si viene ben accolti, e quindi messi insieme a tutti siamo riusciti a vincere questo premio importante. Siamo con il generale Raffaele Romano, che è il comandante del gruppo sportivo della Guardia di Finanza. Sappiamo quanto è importante nel mondo dello sport la presenza dei corpi militari, e le Fiamme Gialle sicuramente sono uno dei corpi militari leader nel mondo dello sport. La Guardia di Finanza gestisce ben 12 attività sportive. Comandante, siamo a fine 2018, com'è stata l'annata sportiva del suo gruppo sportivo? È stata bellissima, meglio di così non potevamo sperare. È stato un anno nel quale abbiamo avuto dei grandi successi, soprattutto negli sport invernali, con le Olimpiadi di Pyeongchang, dove la nostra squadra, Sofia Goggia, la Virer, Arianna Fontana hanno fatto il massimo e hanno dato il 50% delle medaglie del nostro paese. Non solo, noi abbiamo anche il gruppo paralimpico dello sci, anche là con Bertagnoli e Casali abbiamo vinto tante medaglie, ma in generale è stato un anno grande sia per l'atletica, pensiamo solo da ultimo a Filippo Tortu con il record battuto del grande Mennea, quindi è sceso il primo italiano a scendere sotto i 10 netti nei 100 metri. E poi la vela con il nostro grande Ruggero Tita nel Nacra 17, campione italiano, campione europeo, campione mondiale. Non c'è stato sport che frequentiamo nel quale non abbiamo avuto soddisfazione. Non dimenticate le vostre tradizioni, anche il trofeo 5 nazioni che fate ogni 5 anni nella bellissima Val di Fiemme, dove avete il corpo invernale, una bella manifestazione che dà lustro alle Fiamme Gialle, alla Guardia di Finanza, ma anche allo sport italiano. Certo, è una manifestazione nata negli anni 60 del secolo scorso proprio per cercare di aprire la collaborazione tra i vari paesi confinanti, quindi con gli svizzeri, con gli austriaci, con i francesi, con i tedeschi, e che cementa l'unione tra i nostri paesi. È una cosa di cui siamo molto orgogliosi, siamo molto ben inseriti nel Trentino, soprattutto a Predazzo, dove c'è la nostra storica scuola alpina che forma da 100 anni ormai i nostri militari sullo sci e soprattutto del nostro gruppo sportivo.
46esima edizione, domenica 27 di gennaio, 46esima edizione della mitica Marcia Longa, un brand, un nome, una storia importante nel mondo dello sport, estate, corsa e ciclismo, ma è nata come sci di fondo. L'ultima domenica di gennaio, tutto è pronto, Angelo, per questo evento che ormai è qualcosa di più di solo sport, ma è anche storia, cultura e turismo, insomma è un grande evento, un grande brand. Ma sai, Marcia Longa è tantissime cose, come giustamente dici, poi tu hai detto tutto è pronto, diciamo che c'è qualcosa ancora da fare, insomma, no? Diciamo che ce la mettiamo tutta e siamo abbastanza nei ritmi e nei tempi previsti. Qualche guaio ce l'ha creato il maltempo, però lo stiamo risolvendo con tutta l'istituzione del Trentino, con gli enti, con i volontari, con i comuni, tutti ci danno una mano e così le premesse sono ottime. Ci sono tanti eventi sportivi in Italia e nel mondo, ma qual è il segreto della Marcia Longa? Perché è così importante? Perché fate arrivare 5.000 scandinavi, dove lo sci di fondo è di casa, a farlo nel vostro territorio? Portate veramente una grande risorsa. Se non diciamo tutti gli eventi sportivi avessero lo stesso effetto, l'Italia veramente sarebbe all'avanguardia in tutto. Ma sai, tanto ce l'abbiamo messa tutta, abbiamo seguito quello che sono i trend di mercato, i desideri degli atleti, per esempio la tecnica classica è stata forse la chiave di volta nell'evoluzione della quantità di partecipanti stranieri alla Marcia Longa. Adesso c'è un seguito, un'evoluzione in direzione paesi dell'est, Repubblica Ceca, Polonia, Russia, con tante richieste. Noi abbiamo, per fortuna o purtroppo, solo 7.500 posti. Sulla tua domanda la risposta è molteplice, non ce n'è solo uno. Non è solo la tecnica classica, non è solo il pur bravo comitato organizzatore, c'è il mondo. Ci sono le Dolomiti, e quelle non le abbiamo fatte noi, però ecco, ci sono anche tutta una serie di cose, l'ospitalità turistica, alberghiera di primo ordine, a costi tutto sommato umani, ecco, credo siano forse i tre fattori principali di questo successo. È arrivato l'inverno ed è arrivata la neve. È tempo di Skirama Dolomiti ad Amello Brenta. Le più belle località del Trentino ti aspettano per una stagione invernale indimenticabile, ricca di novità e tanto divertimento sulle piste da sci. Le località del consorzio Skirama Dolomiti ti aspettano. La Caspolada di Vezza d'Oglio, la corsa con le caspole al chiaro di luna, sabato 19 gennaio. A Folgheria, nel cuore dell'Alpe Cimbra in Trentino, il rifugio Stella d'Italia e il rifugio Baita Tonda vi aspettano di giorno sulle piste da sci e di notte con le cene con trasporto con gatto delle nevi e motoslitta. www.rifugiobaitatonda.it. Gas Beton, il materiale migliore per costruire i muri della tua casa. È un prodotto ecosostenibile e resistente che dura nel tempo. Con Gas Beton, la tua casa sarà calda in inverno e fresca in estate, senza cappotto termico. Ti garantirà notevoli risparmi in bolletta grazie ad una forte riduzione dei consumi. Gas Beton, la scelta intelligente per il tuo benessere. Ad Amello Ski Ride, domenica 7 aprile. Cari amici telespettatori, ora c'è la pubblicità, ma non toccate il telecomando perché lo spettacolo di Sportor.tv, la multipiattaforma TV e web, tutta dedicata allo sport e al turismo, ritorna nella seconda parte di questa puntata, tutta dedicata alla neve, alla montagna, agli sport invernali. A tra poco! In collaborazione con Skirama Dolomiti ad Amello Brenta,
Val di Sole, Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi, Alpe Cimbra, Folgaria Lavarone, vicina da non crederci. Peio.